In regime forfettario non è possibile scaricare nessun costo aziendale, anche se riceviamo e conserviamo regolare fattura. Infatti, i costi inerenti alla nostra attività non hanno rilevanza fiscale. Questo perché il reddito viene determinato appunto forfettariamente. È il fisco stesso, a partire dal nostro codice Ateco, ad assegnare una percentuale di redditività da applicare al fatturato per determinare le imposte da pagare. Facciamo un esempio. Un professionista in regime forfettario con codice Ateco 731102 e con relativo coefficiente di redditività del 78% ha un fatturato incassato di 13.000 euro. Il reddito sul quale andrà a pagare le imposte e contributi sarà del 78% di 13.000 euro, ovvero 10.140 euro. Ne consegue che il fisco sta attribuendo a tavolino, ovvero forfettariamente, 2.860 euro di costi. Quindi ha abbattuto il reddito del professionista del 22%. Le imposte saranno calcolate soltanto sul 78% dei ricavi e non sull'intero importo. Non è però finita qui. In realtà il forfettario può scaricare qualcos'altro per abbattere il suo imponibile fiscale. Ci riferiamo ai contributi previdenziali versati nell'anno fiscale di riferimento. Questi sono gli unici oneri che si potranno dedurre dal reddito. Facciamo subito un esempio. Il nostro professionista durante l'anno ha incassato 13.000 euro. Abbiamo detto che il suo reddito sarà pari al 78%, ovvero 10.140 euro. Ne consegue che il fisco sta attribuendo a tavolino 2.860 euro di costi. A questo punto, ipotizziamo che nell'anno precedente abbia versato 2.000 euro di contributi alla gestione separata INPS. Dal reddito calcolato in precedenza, 10.140 euro, andremo a sottrarre i 2.000 euro di contributi previdenziali già versati, ottenendo così un imponibile di 8.140 euro. Le imposte del regime forfettario verranno pagate nella misura del 15% o del 5% se si è startup, su 8.140 euro e non più su 10.140 euro, grazie al fatto che si è potuto dedurre 2.000 euro di contributi INPS versati lo scorso anno. Prima di concludere, è bene fare una precisazione ulteriore. Nel caso dei professionisti, ricordiamo che le prime imposte e contributi saranno versati in sede di dichiarazione dei redditi. Dunque, durante il primo anno di attività, non si potrà dedurre nulla, dato che non si è versato ancora alcun contributo previdenziale. Per le imprese, invece, la situazione cambia. I contributi previdenziali sul minimale si versano nel corso del primo anno di attività, circa ogni 3 mesi. Di conseguenza, i contributi potranno essere dedotti dalla prima dichiarazione dei redditi perché in parte già versati. Se hai ancora dubbi, lascia un commento o visita il nostro sito partitaiva24.it. Troverai tutto quello che ti serve per aprire e gestire la tua partita IVA online. Ti è piaciuto questo video e vuoi vederne altri? Iscriviti al nostro canale YouTube e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato.